Vado al Museo Marino Marini. Io 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 vado al Museo Marino Marini. Benvenute e benvenuti alla sesta puntata di A Spasso per Firenze con Marino Marini. Che andremo a spasso coi cavalli è chiaro. Questa volta ci sarà anche un po' di magia, ci sono un po' di esploratori che vanno a zonzo, ma anche di maghe, cavalieri e cavaliere al femminile. Questa volta andremo a spasso con le cavaliere femmine, insieme a Sara Marconi, che è una straordinaria cavaliera della letteratura, scrittrice dei cicli arturiano, dell'Ariosto, per ragazzi, ha pubblicato diversi libri, qui ne vedete solo alcuni con l'editore Lapis, straordinari, ma tanto ce li racconterà lei, io per ora mi limito semplicemente a dirvi che avrete l'occasione di scoprire davvero delle cose straordinarie. Per esempio, su un certo Mago Merlino, che compare in quest'ultimo libro e di cui si scopre anche di chi è figlio. È figlio di una donna normale, di una donna buona e di un padre non proprio normale, non proprio buono. Tipo il diavolo. Ecco, magari molti di noi non lo sapevano. Bene, è il momento per scoprire di chi è figlio il signor Mago Merlino. Ma non solo. Faremo un sacco di laboratori insieme a Sciogli Libro. Ci sarà Riccardo Ricky Tanca. Visto che abbiamo parlato tanto di libri e di tanti libri, ci farà vedere come si può giocolare o giocare con dei libri mettendoli in equilibrio. Bene, andremo anche a spasso. Ormai questo lo sapete, è un obbligo. Insomma, faremo tutto quello che abbiamo fatto nelle nostre puntate, lasciandovi però qualche laboratorio in più per divertirvi a casa e a scuola, se qualcuno di voi volesse provare a replicarli a scuola, per creare il vostro mondo a partire da quello straordinario del Museo Marino Marini. Buona visione, buon ascolto, buon gioco! Bene, in una puntata dedicata a tutti i temi nascosti in questo museo, con laboratori di tutti i tipi, noi non potevamo che avere con noi Sara Marconi, una delle migliori scrittrici e più prolifiche scrittrici per ragazzi, che, devo dire, con i temi che noi trattiamo, in particolare con cavalli, cavalieri, cavaliere, vedremo il femminile, ha parecchio a che fare. Qua c'è una selezione piccolissima della sua sterminata produzione che l'editrice Lapis ha, devo dire, valorizzato in maniera straordinaria. Insieme al suo compagno di squadra, che è Simone Frasca, che fa le illustrazioni, vedete qui Angelica, principessa combina guai, Astolfo, cavaliere curioso, Bradamante, guerriera senza macchia, Orlando, paladino come nessuno. Anzi, come nessun altro, mi correggo. Allora, Sara. Intanto benvenuta, bentrovata e grazie davvero per stare con noi. Sara, domanda. Se a salire in groppa a un cavallo in questo museo fosse una pomona, cosa succederebbe? Perché tu sai cosa succede quando a salire in groppa a un cavallo è una donna e non un uomo. Nelle tue storie ci sono cavalieri e cavaliere, plurale di cavaliera. Ci racconti cos'è una donna cavaliera?
Cara Teresa, intanto grazie mille veramente di questo invito che mi fa moltissimo piacere. Avevo visto gli altri tuoi interventi al museo e li ho trovati tutti molto interessanti, quindi grazie doppiamente. Poi la domanda mi piace molto perché effettivamente le cavaliere mi piacciono moltissimo, anche se, mi spiace dirlo, non le ho inventate io, perché le cavaliere che racconto io sono cavaliere inventate da altri. In particolar modo io in questo libro Lapis che tu hai sul tuo tavolo racconto la storia di Bradamante, questa cavaliera per l'appunto di cui parla Ariosto nell'Orlando Furioso. Infatti questi libretti sono tratti proprio dall'Orlando Furioso, fanno parte di questa collana di Lapis che si chiama Storie nelle storie, che non racconta i classici nella loro interezza, ma pesca dentro i classici delle storie particolarmente interessanti per i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine. In questo caso io ho giocato appunto con l'Orlando Furioso e qui parlo di Bradamante. Bradamante era una cavaliera, era figlia di un grande cavaliere, era cugina di cavalieri e, come dico proprio nell'incipit, che vi leggo, niente di più facile per lei che imparare a combattere a cavallo con un grande scudo e una spadona affilata e naturalmente bella protetta da una pesante armatura. Perché Bradamante si distingue da tutti gli altri cavalieri perché ha una splendida armatura bianca. Tanto è vero che si dice bianca come il latte, mai sporca né ammaccata, e che in battaglia riluceva come una colomba in mezzo a uno stormo di piccioni, cosa questa che aggiungeva bellezza alla sua forza. Perché Bradamante è una cavaliera fortissima, non è una seconda fila, si scontra con un sacco di cavalieri maschi, molto spesso li batte. Una volta Ariosto ci racconta che si scontra anche con un'altra cavaliera femmina, Marfisa, per una questione di fidanzati lì, perché Bradamante pensa che Marfisa si sia fidanzata con il suo amato Ruggero. Questo in realtà non è vero, ma lei non lo sa, quindi c'è questo scontro che è anche un aspetto comico, perché alla fine le due se le danno di santa ragione, come si dice, anche a pugni e calci, però inizia come uno scontro normale tra cavalieri, anzi tra cavaliere. Ma volevo raccontarti anche di qualcos'altro, perché Ariosto non parla solo di donne a cavallo come cavaliere, ma parla anche, e io lo racconto in questo libretto che si intitola Angelica, principessa combina guai, di donne che sanno parlare coi cavalli, che si capiscono coi cavalli. Angelica non è una cavaliera, è una grande maga, bellissima, molto potente, che è stata mandata da suo padre nell'esercito avversario per distrarre, diciamo così, i combattenti che si devono innamorare di lei in modo da far perdere quell'esercito. La cosa funziona, Angelica davvero distrae i combattenti e per un po' effettivamente la guerra si blocca. E questa è appunto la storia, una delle molte storie, però un filo conduttore dell'Orlando Furioso. Ma quello che interessa a noi adesso e che a un certo punto Angelica è con un grande guerriero sacripante, forte, potente, armatissimo, e vede arrivare il cavallo di Rinaldo, senza Rinaldo, solo il cavallo, e dice a Sacripante: Sacripante, prendiamo questo cavallo, ci farebbe comodo. E Sacripante, tutto bello aitante, va per prenderlo e il cavallo gli tira un calcione tremendo. E povero Sacripante, che già quel giorno gli erano successe diverse, deve ritirarsi un po' con le pive nel sacco, come si dice. Allora però Angelica gli parla e gli dice, al cavallo, non a Sacripante, gli dice: che cavallo bello bellissimo, e gli grattava dietro le orecchie, che cavallo bravo bravissimo, mi hai riconosciuta, vero? Ora fai salire questo cavaliere che è un mio amico, dai, sii gentile. E la storia io racconto, e siccome Angelica non era brava soltanto a convincere i cavalieri, ma sapeva farsi obbedire anche dagli animali, il cavallo di Rinaldo, anche se un po' malincuore, prese in groppa Sacripante.
Quindi donne che sanno parlare ai cavalli, donne cavaliere. Storie che ci sono dentro Ariosto, dentro l'Orlando Furioso, e che mi è piaciuto molto tirar fuori e raccontare. Allora, Ludovico Ariosto giocò con il mondo della cavalleria, il mondo sacro della cavalleria. E in questo estratto che leggeremo adesso viene rappresentato il momento in cui un famoso e potente cavaliere dell'esercito moro, tale Sacripante, sta per impadronirsi dell'oggetto del desiderio di tutta la cavalleria presente in quel conflitto, ovvero la bella Angelica, che fugge da tutti i cavalieri. Corrò la fresca e matutina rosa, che tardando stagion perder potria. So ben che a donna non si può far cosa che più soave e più piacevol sia, ancor che se ne mostri disdegnosa, e talor mesta e flebil se ne stia. Non starò per repulsa o finto sdegno, ch'io non adombri e incarni il mio disegno. Così egli dice, e mentre s'apparecchia al dolce assalto, un gran rumor che suona dal vicin bosco gli intruona l'orecchia, sì che malgrado l'impresa abbandona, e si pon l'elmo che avea usanza vecchia di portar sempre armata la persona, viene al destriero e gli ripon la briglia, rimonta in sella e la sua lancia piglia. Ecco pel bosco un cavalier venire, il cui sembiante è d'uon gagliardo e fiero. Candido come nieve il suo vestire, un bianco pennoncello a percimiero. Re Sacripante, che non può patire che quel con l'importuno suo sentiero gli abbia interrotto il gran piacer ch'avea, con vista il guarda disdegnosa e rea. Come più presso lo sfida a battaglia, che crede ben fargli votar l'arcione, quel che di lui non stimo già che vaglia un grano meno e ne fa paragone, l'orgogliose minacce a mezzo taglia, sprona a un tempo e la lancia in resta pone. Sacripante ritorna con tempesta e corronsi a ferir testa per testa. Già non fero i cavalli un correr torto, anzi cozzaro a guisa di montoni. Quel del guerrier Pagan morì di corto, che era vivendo in numero dei buoni. Quell'altro cadde ancor, ma fu risorto, tosto che al fianco si sentì gli sproni. Quel del re Saracin restò disteso addosso al suo signor, con tutto il peso. L'incognito campion che restò ritto e vide l'altro col cavallo in terra, stimando avere assai di quel conflitto, non si curò di rinnovar la guerra, ma dove per la selva e il camin dritto, correndo a tutta briglia, si disserra. E prima che di briga esca il pagano, un miglio o poco meno è già lontano. Tu sei una specialista nel raccontare la storia e le storie ai bambini. Intendo proprio anche quelle del passato, i miti, le leggende, il tuo ultimo libro, di cui avremo modo di parlare, dedicato a Merlino Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, è un altro ulteriore straordinario esempio. Come si fa, Sara, a raccontare le storie del passato ai bambini di oggi? C'è qualche riflessione che vuoi condividere con noi? O, come dire, ci dai qualche piccolo assaggio? Grazie. Anche di questa domanda sulle storie del passato ti ringrazio moltissimo, perché è una cosa su cui mi interrogo molto. Ci sono grandi storie, ci sono grandi classici della letteratura e in questo periodo in Italia ci sono molti autori che le riraccontano. E anche a me è stato chiesto in tante occasioni di farlo e in alcune occasioni l'ho fatto davvero. Credo che non ci sia una ricetta univoca, io dico qual è la mia ricetta. Io scelgo di raccontare testi che per me sono molto importanti, testi che trovo particolarmente belli, particolarmente potenti,
particolarmente anche significativi per i ragazzi o potenzialmente significativi per i ragazzi, le ragazze, i bambini e le bambine a seconda delle fasce di età a cui parlo, e storie che non possono essere lette nella loro versione originale. Che cosa significa non possono essere lette? Significa che oggi quella versione originale presenta dei tratti o linguistici o di organizzazione del contenuto, del materiale, che sono eccessivamente ostici per il lettore. Spesso anche per il lettore adulto. Tra l'altro farei la riflessione che tutta la mia generazione e anche altra ha letto la cosiddetta Iliade di Monti, no? L'Iliade di Monti non era solo una traduzione, era spesso anche perché una traduzione in versi è sempre una riscrittura, evidentemente, come sa chiunque abbia provato a farla, io lo faccio parecchio, inevitabilmente si riscrive, ma in particolar modo quella era esplicitamente una riscrittura, quindi noi abbiamo conosciuto l'Iliade attraverso una riscrittura. Quindi le riscritture, secondo me, possono avere una loro dignità letteraria. Queste storie sono storie, le storie almeno con cui io interagisco, quelle che ho riscritto, sono storie molto molto belle, quindi la storia in sé è potente se uno riesce a raccontarla con un po' di eco di quella potenza. E io penso che in particolar modo appunto alcune di queste storie abbia senso veramente raccontarle ai ragazzi. Ne parleremo meglio dopo, però questo libro che è appena uscito, sempre per Lapis, e che si intitola Merlino, Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, è secondo me un esempio perfetto di quello che stavo dicendo. Cioè, questa è una mia riscrittura. A me piace di più dire, devo dire un po' contro tendenza, una mia rilettura, perché io credo che le riscritture siano in realtà delle specie di saggi critici antravestì, perché chi riscrive ha in realtà un punto di vista su quell'opera, sceglie delle cose, non ne sceglie anche, senza esplicitamente travisare, cioè gli eventi sono sempre gli stessi, però inevitabilmente appunto è una rilettura, quindi io preferirei parlare di rilettura. Quindi questa è la mia rilettura di un corpus di testi del 200 che tra l'altro sono stati tradotti in italiano per la prima volta complessivamente l'anno scorso da Einaudi, in un'opera meravigliosa, e ovviamente quella è proprio la tipica opera che non è accessibile a tutti per ovvie ragioni, appunto, come dicevo prima, di organizzazione del materiale e anche di lingua. E quindi, a mio modo di vedere, questa è un'operazione che ha senso, cioè raccontare quelle storie eccezionali, che sono storie molto diverse rispetto a quello che noi sappiamo di Artù. Cioè ci sono tutte le classiche, la spada nella roccia, Ginevra, eccetera, eccetera, ma ce ne sono molte altre. Raccontarle ai ragazzi e alle ragazze, secondo me, è una cosa che ha un senso e ha un valore, ecco, di per sé. Naturalmente ogni testo va affrontato un po' con le sue regole, cioè è difficile dare delle linee guida generali, io penso. Io ho lavorato molto diversamente per testi di cui potevo leggere l'originale perché conoscevo la lingua dell'originale, come per esempio l'Orlando Furioso, ma anche il Dickens. Io ho fatto una traduzione, non una traduzione, una rilettura per l'appunto delle Christmas Carols, delle storie di Natale di Dickens. Entrambi questi testi io li ho potuti leggere evidentemente in originale. In altre occasioni invece non mi è stato possibile, per esempio ho riletto Regina delle Nevi e quello non l'ho potuto leggere in originale. Ho chiesto a un amico che parlava quella lingua, eccetera, ma non l'ho potuto leggere io. Quindi si lavora in modi diversi. Secondo me la cosa fondamentale è che chi fa questa rilettura, quindi l'autrice o l'autore che la fa, abbia una reale passione, un reale interesse per quel testo, che non sia una cosa puramente meccanica, e che si metta umilmente a cercare di far
trasparire qualcosa della bellezza di quel testo. Io ci provo tutte le volte e spero ogni tanto di riuscirci. Re Sacripante viene liberato dal peso del proprio cavallo proprio dalla fanciulla che stava per prendere con la forza e in un imbarazzo inenarrabile si ritrova al suo cospetto. Mentre costei conforta il saracino, ecco col corno e con la tasca al fianco galoppando venir sopra un ronzino un messagger che parea afflitto e stanco, che come a Sacripante fu vicino, gli domandò se con un scudo bianco e con un bianco pennoncello in testa vide un guerrier passar per la foresta. Rispose Sacripante, come vedi, ma qui è abbattuto e se ne parte orora, e perché io sappia chi m'ha messo a piedi, fa che per nome io lo conosca ancora. Ed egli a lui, di quel che tu mi chiedi io ti satisfarò senza dimora. Tu devi saper che ti levò di sella l'alto valor d'una gentil donzella. Ella è gagliarda ed è più bella molto, né il suo famoso nome anco t'ascondo. Fu Bradamante quella che t'ha tolto quanto onor mai tu guadagnasti al mondo. Poi che ebbe così detto, a freno sciolto il saracin lasciò poco giocondo, che non sa che si dica o che si faccia, tutto avvampato di vergogna in faccia. Poi che gran pezzo al caso intervenuto ebbe pensato invano e finalmente si trovò da una femmina abbattuto, che pensandovi più dolor sente, montò l'altro destrier tacito e muto, e senza far parola chetamente tolse Angelica in groppa e differilla a più lieto uso, a stanza più tranquilla. Tu parli tantissimo di cavalieri, cavaliere, cavalli, cioè, voglio dire, non è che non possiamo parlare di cavalli, ma nel mondo della fantasia come mutano i cavalli? Noi la volta scorsa, parte tutti i cavalli di Jack Tessaro che mutano in continuazione, ma noi l'altra volta abbiamo visto anche meravigliosamente un cavallo con le ali, detto Pegaso. Nelle storie che racconti tu, quali altri cavalli strani vengono fuori? Perché io uno lo ricordo, ma mi piacerebbe che lo citassi tu. I cavalli che mutano, i cavalli che si mescolano con altri animali, questo è un gioco che la fantasia umana ha fatto in tantissime occasioni e naturalmente l'ha fatto anche Ariosto. E l'ha fatto grazie, diciamo, per bocca o vicino al personaggio che rappresenta l'immaginazione in maniera più diretta, che è Astolfo, il cavaliere curioso, come l'ho chiamato io, in un altro di questi libretti. E Astolfo ha già di per sé un cavallo molto strano, che è il cavallo rabicano, che, vi leggo, è un cavallo fatto di fuoco e di vento, tanto leggero da non lasciare orme, veloce come il fulmine, pur nutrendosi soltanto di aria. Il disegno, l'illustrazione è di Simone Frasca, come tutte le illustrazioni di questi libri. E quindi lui ha già un cavallo eccezionale, un cavallo mezzo terra, cavallo e mezzo aria. E poi però ne incontra uno ancora più eccezionale. A un certo punto, in una certa occasione, in cui peraltro lui è trasformato in un cespuglio, Astolfo è stato trasformato in un cespuglio da una maga, e a un certo punto arriva vicino a lui cespuglio un cavallo. Cavallo. Mentre Astolfo pensava alla parola cavallo, si rese conto che quello non era affatto un cavallo. Era stato distratto dal cavaliere all'inizio, non l'aveva guardato con attenzione, e comunque a guardarlo da dietro bisogna ammettere che sembrava un cavallo. Lunghe zampe, zoccoli, coda folta, criniera, no, non esattamente, diciamo piccola criniera, ciuffi forse, ma il punto non era quello. Il cavallo aveva le ali, grandi ali d'aquila ripiegate sui fianchi,
ali, con le piume, le penne e tutto il resto, e un becco anche, un grande becco su un'altrettanto grande testa e occhi da aquila, duri e severi, quasi cattivi, il contrario degli occhi gentili dei cavalli. Un ippogrifo, pensò Astolfo, che se avesse potuto spalancare gli occhi questa volta li avrebbe avuto grandi come uova sode. Non pensavo che esistesse davvero. L'ippogrifo è una creatura meravigliosa, io e Simone Frasca l'abbiamo anche raccontata in quest'altro libro, che è un libro giunti, che si intitola Mostri, leggendarie creature mitologiche, perché appunto abbiamo entrambi una grande passione per questi animali mescolati. Astolfo incontra l'ippogrifo e poi, molto tempo dopo, addirittura diventa il suo cavallo. Perché Astolfo è prigioniero in un castello, o meglio, non è prigioniero, è entrato in un castello dove tutti sono prigionieri perché cercano qualcosa che non trovano, quindi sono in qualche modo volontariamente prigionieri. Questo è un castello creato da un mago, e lui però ha degli strumenti magici, Astolfo, e con questi strumenti magici riesce a liberare tutti quanti, e rimane in questo castello soltanto l'ippogrifo. E infatti il libro dice: e in mezzo alla nebbia cos'era comparso? Ma sì, proprio l'ippogrifo che aveva lasciato sull'isola di Alcina quando era trasformato in cespuglio. Quando Astolfo aveva suonato il corno, perché lui ha suonato un corno magico, l'animale era legato con una gran catena d'oro e solo per questo non era fuggito come gli altri. Astolfo non credeva ai suoi occhi, era così felice che gli veniva da ballare. L'ippogrifo a lui, quale cavalcatura sarebbe stata migliore di quella per girare il mondo e scoprire tutto quello che lui voleva scoprire? Chi meglio dell'ippogrifo avrebbe potuto portarlo dove non era ancora mai andato nessuno, sulle cime più alte, nelle valli più strette, nei deserti più roventi, nelle foreste più impenetrabili? Avrebbe fatto il giro del mondo almeno 3 volte, avrebbe visitato anche il più piccolo dei regni, avrebbe... Tutto un tratto Astolfo si fermò. Certo, quell'animale sembrava fatto apposta per lui. Certissimo, gli avrebbe consentito di realizzare tutti i suoi sogni. Più certo ancora, non avrebbe mai più avuto un'occasione come quella. Però, se adesso lui fosse salito sull'ippogrifo e fosse volato via, dove sarebbe finito il suo fedele rabicano, fatto di fuoco e di vento, tanto leggero da non lasciare orme? Come poteva abbandonare il compagno delle sue avventure, l'unico cavallo che avesse mai fatto al caso suo? Non era possibile. Allora Astolfo si trova proprio in questa grandissima difficoltà, che è una difficoltà che penso sperimentiamo anche noi quando abbiamo una cosa molto bella e poi troviamo una cosa ancora più bella, però quell'altra cosa è molto bella, rimane molto bella e anche molto nostra, no? Credo che questo sia una cosa che capita molto anche agli scrittori e alle scrittrici, che si affezionano a dei modi di scrivere, delle cose che hanno scritto, eccetera, che sono state, che hanno funzionato per loro, sono state molto felici e hanno paura di fare un salto, ma molto spesso, non solo gli scrittori e gli scrittrici, quello parlo per me, abbiamo paura di fare un salto. Allora Astolfo dice: devo affidarlo a qualcuno, devo affidare a qualcuno rabicano per poter fare questo salto e partire con l'ippogrifo, cioè immaginare ancora di più. E si mette lì sul ciglio della strada e aspetta, 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 non passa nessuno perché siamo in un bosco, vicino a questo castello che ormai è abbandonato, non passa nessuno, finché il giorno dopo si vede arrivare un cavaliere vestito di bianco, perché in realtà non è un cavaliere, ma è una cavaliera, ed è Bradamante, che vi avevo raccontato prima, che è sua cugina. Astolfo è cugino di Bradamante e quindi Astolfo può affidare Rabicano a sua cugina e partire per delle avventure incredibili con questo animale incredibile che non a caso è raffigurato sempre da Simone Frasca anche sulla copertina di questo libro, perché rappresenta veramente il grande potere dell'immaginazione, saper andare oltre, mescolare e, per, come dire, consentirsi cose che la ragione non permetterebbe.
Non furo iti i duomiglia che sonare odon la selva che li cigne intorno con tal rumore e strepito che pare che triemi la foresta d'ogni intorno. E poco dopo un gran destrier n'appare, d'oro guernito e riccamente adorno, che salta macchie e rivi e da fracasso arbori mena a ciò che vieta il passo. Se li intricati rami e l'aer fosco, disse la donna, agli occhi non contende, baiardo è quel destrier che in mezzo al bosco con tal rumor la chiusa via si fende. Questo è certo baiardo, io il riconosco, deh come ben nostro bisogno intende, qu'un sol ronzin per due saria malatto e ne viene egli a satisfarci ratto. Smonta il circasso e tal destrier s'accosta e si pensava dar di mano al freno. Con le groppe il destrier gli fa risposta che fu presto a girar come un baleno, ma non arriva dove i calci apposta. Misero il cavalier se giungea a pieno, che nei calci tal possa avea il cavallo ch'avria spezzato un monte di metallo. Indi va mansueto alla donzella con umile sembiante e gesto umano, come intorno al padrone il can saltella che sia due giorni o tre stato lontano. Baiardo ancora avea memoria della, chi nal bracca il servia già in sua mano, nel tempo che da lei tanto era amato Rinaldo, allor crudele, allora ingrato. Con la sinistra man prende la briglia, con l'altra tocca e palpa il collo e il petto, quel destrier ch'avea ingegno e maraviglia, a lei come un agnel si fa soggetto. E intanto sacripante il tempo piglia, monta Baiardo e l'urta e lo tien stretto. Del ronzin disgravato la donzella lascia la groppa e si ripone in sella. Sara, a questo punto ci racconti se tu dovessi prendere qualcosa dal museo Marino Marini, tra cavalieri, pomone, il sacello con i suoi numeri sulle pareti, il sepolcro dell'Alberti, i danzatori, le danzatrici, i giocolieri. Ecco, da dove diamine partiresti se dovessi scrivere una storia? Magari anche più di una cosa, sei libera. Cioè, se dovessi saccheggiare questo museo per uno spunto narrativo, che ti verrebbe in mente? Grazie. Guarda Teresa, questa è la risposta più breve ed è la risposta più facile, perché io non ho dubbi. Io ho una grandissima passione per le cose che stanno ancorate a terra, ma puntano verso l'alto, diciamo così, per le cose che hanno una grandissima leggerezza ma contemporaneamente una grande potenza. E penso, nel mio caso, ovviamente ai testi letterari, alle storie. Mi piacerebbe saper scrivere storie di grande leggerezza e di grande potenza, appunto molto ancorate alla terra, ma anche molto puntate verso l'alto, diciamo così. Quindi senza dubbio io terrei le danzatrici che sono in quel cerchio proprio di danzatrici in una zona del museo. Le danzatrici di Marino Marini, secondo me, esprimono perfettamente questo: la potenza, l'essere ancorati a terra, il puntare verso l'alto, la leggerezza. Quindi non ho dubbi e la mia scelta sarebbe questo. Anzi, se me le vuoi mandare a casa, guarda, io le metto qui nel mio studio, sono sicura che mi aiuterebbero. Allora, noi vorremmo che tu ci raccontassi il tuo ultimo libro, che è dedicato a Merlino, Artù e Cavalieri della Tavola Rotonda. Credo sia una delle saghe più potenti e più belle. Ci piacerebbe sapere come ti ci sei avvicinata tu e scoprire anche qui forse un assaggio del libro. Lo scopriremo naturalmente insieme. Grazie Sara. L'ultimo libro, eccolo qua. Un libro a cui voglio molto bene, non solo perché appunto è l'ultimo nato e quindi è uscito da pochissimi giorni, ma anche perché contiene delle storie meravigliose che io non conoscevo,
perché, come ho detto, io mi sono documentata su questo corpus di tesi del 200, il Lancelot Graal o Lancelotto in prosa, come lo si voglia chiamare, che, come dicevo, è appena stato tradotto in italiano da Einaudi l'anno scorso, e queste storie io le ho lette per la prima volta in quell'occasione. Ovviamente ci sono tutte quelle che conosciamo tutti, Ginevra, la tavola rotonda, la spada nella roccia, eccetera, eccetera, ma ce ne sono molte altre. E quindi per me la dimensione principale della rilettura mia di quei testi, e quindi anche della riscrittura per i lettori e le lettrici, è quella dello stupore. Mi hanno molto colpito queste storie. Citerò tre cose. Uno, la figura di Merlino, che conosciamo fin da piccolo, da neonato, anzi in verità conosciamo anche sua madre. Questa è un'altra cosa incredibile, che sia una donna qualsiasi, non una regina, una principessa, una cavaliera, ma una donna qualsiasi, a mettere in moto tutta questa grandissima storia. Comunque Merlino lo conosciamo fin da piccolo ed è un Merlino che stupisce, un Merlino che assomiglia moltissimo, forse non a caso, mi immagino che sia stata la sua ispirazione, al Gandalf di Tolkien, quindi capace di grandi scherzi, capace invece di grande severità, di grande potenza, di fare anche paura, di offendersi, bisogna di stare da solo, un grande condottiero, sa guidare i cavalieri in guerra, insomma una figura che assomiglia, ci ricorda molto quella figura. Così come, ed è la seconda, c'è un eco di Galadriel. La premessa è che ovviamente Tolkien questi testi del 200 li conosceva molto bene. C'è un eco di Galadriel, la grande regina degli elfi, nella Dama del Lago, la donna foresta, Viviana, potentissima, bellissima, anche spaventosa, con al suo servizio non gli elfi evidentemente, ma le damigelle, a loro volta dotate di poteri magici, tutti legati alla natura, per cui per esempio una spilla a fiore che può essere protettiva, trasformare umani in animali, eccetera, eccetera. Quindi secondo personaggio incredibile, molto superiore a quello che io conoscevo, la Viviana Galadriel, diciamo così, per dargli una lettura moderna. Terza cosa veramente incredibile, la presenza di tantissimi bambini e ragazzini. Intendo proprio dagli 0 ai 12 anni. Quindi c'è l'Ancillotto, che vediamo neonato e che poi vediamo crescere, in cui ci sono le cose sul quale ci sono delle cose molto importanti che capitano quando lui è intorno ai 12 anni, lui ha già tutta una serie di avventure. Ci sono i suoi cugini, a cui invece le avventure capitano ancora prima, per esempio 8-10 anni, ricostruendo sulla storia. E poi c'è Merlino, come ho detto, che inizia ad avere grandi avventure da molto piccolo, addirittura a pochi mesi, e poi comunque a 7-8 anni. Quindi ci sono tutti questi bambini e ragazzini che hanno delle avventure, che non sono solo una premessa alle avventure vere, quelle dei cavalieri grandi, adulti, giovani certo, però adulti, no, sono delle vere e proprie avventure importanti. Quindi e questo secondo me è molto bello. Io tra l'altro mi fermo in questa storia proprio a quando Lancillotto, figlio adottivo della Dama del Lago, della grande Viviana, viene consegnato da Viviana ad Artù per diventare cavaliere, e quindi praticamente mi occupo solo di ragazzini e molto giovani, diciamo, con l'eccezione di Artù, che vedo giovane e poi vedo anche crescere, ovviamente, in modo che possa accogliere il giovane Lancillotto. E chiuderei proprio sulla chiusura del libro, per chiudere il cerchio di questa intervista molto bella, di cui ti ringrazio tanto, Teresa, perché mi fa sempre molto piacere parlare di queste storie. È un periodo in cui non si può andare purtroppo nelle scuole, ma queste sono storie che ho portato, mi riferisco a quelle che ho raccontato prima, che ho portato molto nelle scuole, e spero di poter portare anche questa appena sarà possibile. Quindi ti ringrazio molto di questa intervista, la voglio chiudere chiudendo appunto il cerchio, perché siamo partiti da una Bradamante vestita di bianco, con l'armatura bianca, cosa che segnala la sua differenza rispetto a tutti gli altri cavalieri. C'è qualcosa di incredibile, c'è qualcosa di magico, c'è qualcosa di diverso da tutti,
In quel caso era anche legato al fatto che lei era appunto una cavaliera. E chiudo con il bianco corteo. Il bianco corteo è il corteo che accompagna Lancillotto d'Artù, quando appunto abbastanza giovane, probabilmente 16-18enne, abbastanza grande da poter essere investito cavaliere, la sua madre adottiva, con un certo dispiacere perché lo amava moltissimo e avrebbe voluto tenerlo con sé, però sa che deve compiere il suo destino, quindi gli prepara questo corteo in cui tutti sono vestiti di bianco, compresi lei, Viviana, e anche Lancillotto, e tutti cavalcano cavalli bianchi. Quindi c'è questo corteo incredibile che parte, diciamo, dal nord della Francia, dove in un bosco viveva Viviana e quindi anche Lancillotto, e che dopo un lungo viaggio arriva nella Britannia, diciamo nell'Inghilterra, di Artù, che vede arrivare questa incredibile visione di cavalli e cavalieri tutti bianchi, che sono proprio la promessa di qualcosa di eccezionale, di incredibile, di magico, di non perfettamente comprensibile, di questo potere dell'avventura, dell'immaginazione, che è lo stesso potere che ha l'ippogrifo, che è lo stesso potere che hanno queste storie molto belle, che non a caso hanno attraversato i secoli e ancora adesso ci appassionano, almeno a me appassionano moltissimo. Quindi, ringraziandoti ancora una volta, auguro a tutti e a tutte di trovare delle storie che possano stupirli, emozionarli, come quel bianco corteo che Artù vede un giorno dopo essere andato a caccia. Come non ringraziare Sara per tutte queste suggestioni? Forse un modo piccolo piccolo ce l'abbiamo, ed è prendere in mano il suo ultimo libro, Merlino, Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda, scritto appunto da Sara e illustrato egregiamente da David Pintor ed edito da Lapis, e leggere un pezzettino del libro. Ho pensato molto a quale punto leggere e poi ho detto che in realtà dopo questa bella intervista c'era solo un punto che io potevo davvero andare a scovare, che è questo: la fine e l'inizio, che è l'ultimo capitolo e forse anche il primo di tutto ciò che noi ricordiamo di un certo Messer Lancillotto. Ricordiamoci che Lancillotto è stato allevato dalla maga Viviana e scopriamo come Lancillotto entra in contatto con Re Artù. La fine e l'inizio. Lancillotto era stato educato come cavaliere e sapeva che quello era il suo destino. Viviana però soffriva all'idea di lasciarlo partire. Figlio caro, se verrai fatto cavaliere avrai doveri pesanti da rispettare. Il tuo compito sarà difendere i più deboli, essere duro come la pietra con i malvagi e morbido come la cera con i giusti. Le armi che ti saranno date non saranno per il tuo piacere, ma per quello di coloro che proteggerai. Dovrai essere generoso, cortese, saggio, leale e coraggioso, a volte anche contro la tua stessa volontà. «È quello che più desidero, signora!» rispondeva sempre il ragazzo tranquillo. «Allora», concluse un giorno Viviana con un sospiro profondo, «il tuo desiderio sarà esaudito». Viviana aveva preparato da molto tempo le armi per Lancillotto. Tutto era bianco come la luna, bianca la lunga camicia di maglia metallica che lo avrebbe protetto dalle ferite, bianchi l'elmo e lo scudo, bianchi la spada, la lancia, il mantello foderato di pelliccia e perfino il cavallo sul quale sarebbe partito. Anche i cavalieri che lo avrebbero accompagnato montavano cavalli bianchi ed erano vestiti di bianco, e con loro andarono Lionello, Bor e la dama, anche se il suo cuore era triste, come non era mai stato. Partirono e il viaggio fu lungo. Dovettero attraversare la foresta e il mare, ma alla fine arrivarono nel regno di Artù, il re che avrebbe fatto cavaliere il giovane Lancillotto.
Iniziava l'estate e il re era a caccia nella foresta che circondava il castello. Non era più il ragazzino che aveva estratto la spada dalla roccia e neppure il giovane che aveva combattuto tante volte a fianco di Ban e di Bor. Era un uomo maturo ormai e il suo regno era forte. Gli insegnamenti di Merlino si erano piantati profondamente nel suo cuore, anche se il vecchio indovino lo aveva abbandonato da tempo, scegliendo l'amore di Viviana e la profondità della foresta, ma quegli insegnamenti avevano dato frutto. Artù aveva ancora tantissime avventure davanti a sé. Era diventato, se possibile, ancora più abile a combattere, anche se era ancora più desideroso di viaggi e di scoperte. Artù sedeva alla tavola rotonda con i migliori cavalieri del suo tempo. Attraversava il suo grande regno a fianco ad Excalibur, la spada a cui non resisteva neppure l'acciaio. Con lui regnava Ginevra, ancora più bella di quando era ragazza e ancora più saggia. Questo Artù, il grande Artù, vede venire il bianco corteo, scudieri, cavalieri, damigelle, valletti. Si fermò meravigliato. Anche il corteo si fermò e avanzarono verso di lui soltanto la dama del lago, vestita di seta, e Lancillotto, bello come non mai. Lo raggiunsero rapidi. «Buongiorno a voi, signora!» la salutò il re mentre lei si scostava il velo dal viso. «Buongiorno, sire!» rispose lei con voce ferma. «So che siete il re migliore di questo mondo e vengo a chiedervi un dono. Chiedete quello che volete, signora, e io non ve lo rifiuterò. Ho viaggiato molto a lungo, sire, nella speranza che voi facciate cavaliere questo ragazzo.» «Siete voi, quindi, che fate un dono a me, amica cara. Vi ringrazio. Sarò felice di farlo cavaliere. Fermatevi con lui e potrete fare festa insieme.» «Ahimè, la dama del lago adesso deve partire.» Con queste parole Viviana lo salutò e rimase il re a lungo a pensare chi potesse essere quella dama misteriosa, perché non aveva mai sentito il suo nome. Lancillotto accompagnò Viviana per un tratto. Ora che era arrivato il momento, soffriva all'idea di doversi separare da lei. «Principe molto amato», disse lei prima di lasciarlo tornare dal re, «c'è qualcosa che devi sapere. Io ti ho cresciuto e ti ho amato come una madre, ma non sono tua madre. Un giorno saprai chi sono i tuoi genitori. Oggi ti basti sapere che sei di nobilissimi natali. Domani sarai fatto cavaliere e partirai subito in cerca di avventure, in modo da conquistare fama e valore. A chi ti chiederà come ti chiami, risponderai che non lo sai.» Detto questo, Viviana abbracciò Lancillotto tra le lacrime, girò il cavallo e iniziò il suo lungo viaggio per tornare alla sua foresta e al suo lago. Lancillotto respirò profondo. Era triste di averla salutata, ma era felice per quello che finalmente stava per succedere. Per un attimo intravide gli anni che sarebbero venuti, le battaglie spada contro spada, i viaggi in cerca di avventura, un regno il suo da riconquistare, dame bellissime, più belle ancora delle damigelle del lago, e un mezzo gigante che veniva da isole lontane, prima nemico e poi inseparabile amico. Il Graal, il sacro Graal, il calice che aveva usato Gesù durante l'ultima cena. Un figlio diverso da tutti gli altri, cavaliere purissimo, l'unico capace di imprese superiori alle sue. Fu un attimo, una visione veloce, forse l'ultimo dono della dama del lago. Poi Lancillotto spronò il cavallo, leggero come non era mai stato, e galoppò verso Artù e verso la sua nuova vita. Eccolo, un libro.
Om. 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 Grazie. Eccoci per un altro laboratorio insieme. Stavolta vi serve davvero poca roba. Fogli bianchi, pastelli, colori, quello che volete. Io amo le cere e quindi uso volentieri le cere, ma potete usare anche altro tipo di colore. Colla. Forbici. Allora, abbiamo idea di come può essere un cavallo fantastico. Noi l'altra volta, vi ricordate, ci siamo divertiti a creare un Pegaso, che è un cavallo con le ali. Ma i cavalli possono avere solo le ali o possono avere anche qualcos'altro? Pare che il signor Ruggero, nelle avventure di Astolfo, se ne vada in giro con un ippogrifo. Vediamo se lo troviamo qua. Eccolo qui, si vede anche in copertina. Questo è l'ippogrifo. Cos'è un ippogrifo? È un cavallo ibridato con un'aquila. Ha il becco dell'aquila, ha gli artigli dell'aquila, ha le ali dell'aquila e il corpo del cavallo. E se volessimo inventarsi altri animali fantastici, come potremmo fare? Intanto partiamo da un cavallo. Qui tutto il team degli illustratori di Sciogli Libro si è scatenato. Questo è un cavallo che ha fatto Martina, un bel cavallino. Ha una bella criniera, una bella coda, bello rampantino, saltellante. Ma se io a questo cavallo volessi mettere gli attributi di un pesce disegnato da Fulvia, per esempio. Guardiamolo bene questo pesce, come è fatto? Vedete che ha una testa, ha un corpo con delle scaglie, una coda, delle pinne, molto fluide queste pinne. Queste sono quelle della coda e queste sono quelle laterali. Ha anche un po' di baffetti. Allora, se andiamo a guardare i particolari qua, li vediamo ancora meglio. Vedete la coda, vedete le pinne, vedete qua le branchie, vedete la barbetta, vedete le scaglie. Come uscirà il nostro cavallo? Beh, io credo che se lo ibridiamo bene 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 potrebbe uscire una cosa così. Beh, non è male, parente di qualche sirena anche, chissà. E se facessimo incontrare il nostro cavallo con un caprone? Quali particolari del caprone sceglieremmo per fargli ibridare il caprone con il cavallo? Allora, gli zoccoli mi sa che ce li hanno tutti e due. Quello che di sicuro il cavallo non ha sono le corna. Allora, io provo a guardare i particolari del mio caprone e vedo che ha delle corna interessanti, delle orecchie interessanti e soprattutto ha una barbetta. Perciò metto questi attributi al mio cavallo e viene fuori questo signore qua con le corna, le orecchie più da capretta e la barbetta.
se facessi incontrare il mio cavallo con un castoro? Castoro. Che cosa ha di particolare? Ah, beh, sì, ora sì. Ah, le orecchie tonde, la coda piatta, le zampe con le manine e i dentoni. E poi c'è la pelliccia. Perciò io direi che il mio cavallo, che stavolta si è divertito anche Matteo, il mio cavallo viene così, con i dentoni, la coda piatta e le zampette. E se facessi incontrare il mio cavallo con uno scorpione? Beh, questa volta sapete che facciamo? Prendiamo le parti dello scorpione e ci divertiamo a tagliarle insieme. E poi le attacchiamo al nostro cavallo e lo trasformiamo definitivamente, perché dopo averli trasformati possiamo colorarli, ovviamente. E quindi adesso faremo questo gioco. Prendiamo il nostro cavallo. Vieni qua, cavallino. Ci spiace tanto. Era così carino. Vieni qua, scorpione. Non è uno scorpione, è una aragosta. Che cos'è secondo voi? Uno scorpione o una aragosta? Alle chele. E proviamo a mettergli gli attributi zampe, chele e coda del nostro simpatico animale. Pronti? Cominciamo. Bene, proviamo a vedere cosa succede. Cavallo, scorpione. Cosa avrà di particolare questo scorpione? Sicuramente questa coda, sicuramente le chele qui davanti e queste strane zampe. Allora, scomponiamo le parti del nostro animale, zampe, chele, coda, e adesso proviamo a ritagliarle, a incollarle sul nostro cavallo e poi a colorare, perché nel mondo della fantasia anche i colori possono essere inventati e magici. Cominciamo. Eccolo qua. Queste sono le parti del mio scorpione. Comincio a ritagliare. Copro col bianco la coda del cavallo in modo da poter attaccare la coda dello scorpione come più mi piace. A me piacerebbe fargliela andare in su questa coda. Può uscire anche dal foglio, eh? Adesso vediamo come mi funzionano le chele. Forse una gliela posso mettere qui. E forse l'altra gliela posso mettere qui. Ho lasciato apposta i bordi un po' grossi in modo da poter giocare a coprire gli spazi bianchi. Vado. Già così non è male. Adesso devo decidere se gli aggiungiamo più zampe, quindi due da cavallo e due da scorpione, che potrebbe anche essere. E forse lascio stare questa zampa grande, la parte superiore, gli attacco solo le zampette piccole. Thank you.
Eccolo qua. Questo è il nostro cavallo finito. Beh, cavallo forse non è la parola giusta, visto che è un incrocio tra un cavallo e uno scorpione. Potremmo cavarlo ipo-scorpio? Cavallone ci rimanda a qualcos'altro. Ma certo, la cosa divertente è che ogni volta che facciamo un animale possiamo trovargli un nome. Per esempio, l'incrocio tra un cavallo e un castoro potrebbe essere un cavalloro o un castorallo? Non so, ce lo dite voi. Non voglio dirvi tutti gli altri nomi perché sono sicura che vi verranno delle belle idee. Quando avrete finito il vostro lavoro, potrete decidere anche di utilizzare dei cartoncini colorati, lo ritagliate, lo sagomate e decidete che sfondo dargli. Ci piace uno sfondo celeste, turchese? Ci piace uno sfondo, che so, verde? Ci piace uno sfondo giallo? Io li provo, li guardo. Io sono indecisa tra il turchese e il verde, ma forse scelgo il verde e lo incollo. Naturalmente, mentre faccio questa operazione, vi dico anche di pensare bene se anche voi siete dei tipi tutti d'un pezzo o se anche voi siete d'accordo che si può fare a pezzi qualcuno o qualcosa rimontandolo con qualcun altro per creare delle nuove creature. A noi piace l'idea che si possa essere fatti a pezzi e ricostruiti. Beh, tocca a voi adesso, dovete creare anche voi un vostro cavallo fantastico e inviarcelo all'indirizzo aspassoperfirenze@gmail.com. Aspettiamo i vostri lavori. Il rapporto fra la mia scultura e la mia pittura è un rapporto legatissimo. Non comincerei mai una scultura senza passare attraverso il colore. Eccoci di nuovo insieme al Museo Marino Marini. Oggi ci divertiremo ad animare alcuni dei personaggi dei quadri di Marino Marini. Io ho scelto questo qui, con il cappellino blu, e ho provato già a riprodurlo per studiarmi un po' le parti del corpo. Ecco gli ingredienti che servono per questo laboratorio. Cartoncini colorati, pastelle a cera, meglio a olio, dei fermacampione, un paio di forbici, del nastro di carta e degli spiedini lunghi. Iniziamo ridisegnando il nostro personaggio, avendo cura di tenere le braccia e le gambe separate dal corpo in modo da poterlo poi animare. Torniamo con il chiaro e scuro. Possiamo sfumare un po' le zone in luce,
con le nostre dita. E andare con più energia nei punti dove invece vogliamo più ombra. Adesso decidiamo dove animare il nostro personaggio e lo segniamo. Non dovete aver paura di fare a pezzi il vostro personaggio. Adesso per ricomporlo sovrapponiamo i pezzi che abbiamo tagliato e possiamo bucare la carta o con il nostro fermacampione o con la punta delle forbici o direttamente con lo stecchino. Procediamo in questo modo fino alla fine. Eccoci pronti per animare il nostro personaggio e farlo ballare con la musica che più ci piace. Movimento. È un pensiero dell'arte. È un gesto del corpo, è non stare da parte, è inseguire uno scopo. È la danza in un disegno nata senza alcun bisogno. È quel soffio di speranza che si usa con orgoglio per mutare il sogno in segno. E non stare da parte e inseguire uno scopo. E la danza in un disegno nato senza alcun bisogno. E quel soffio di speranza che si usa con orgoglio per mutare il sogno in segno. Adesso tocca a voi. Mi raccomando, mandateci la vostra marionetta animata o non all'indirizzo mail a spassoperfirenze@gmail.com. A presto! Ho sempre sentito il bisogno della suggestione sensoriale del colore per dare inizio ad una forma. È il colore che mi dà la spinta e il sentimento per fare qualcosa di creativo. Così comincio con il colore.
e dopo il colore vedo una linea e vedo una forma. Avviciniamoci alla chiesa di Santa Maria Novella. Mi fermo qua, in modo che possiate ammirare la facciata. Non posso raccontarvi la ricchezza di questa meravigliosa chiesa, sicuramente però è una delle chiese dove il giovane Dante Alighieri, come col convento di Santa Croce, andava ad ascoltare le disputaciones dei filosofi quando era ragazzo. Quindi è uno dei luoghi danteschi che per il prossimo anno, per il 2021, o per quest'anno, a seconda di quando state ascoltando questa puntata, copriranno ovviamente l'anno dantesco. E guardatela bene, perché gli intarsi di marmo policromo sono tra i più belli al mondo. Per noi che arriviamo dal Museo Marino Marini, come dire, c'è qualcosa che non possiamo fare a meno di guardare e che ci ricorda quegli intarsi contenuti nel sepolcro. Guardate bene. Eccoli, i nostri intarsi dentro il cerchio e il cerchio dentro il quadrato, esattamente come nel sepolcro del Museo Marino Marini. Allora, volete imparare anche voi a fare degli intarsi? Bene, seguite le istruzioni dei nostri lavoratori. Il disegno è la parte più intima dell'artista, è la parte più immaginativa e quindi la parte più vera. Benvenuti al nuovo laboratorio per il Museo Marino Marini. Siete stati per caso a vedere gli intarsi che ci sono sul sepolcro? Oppure quelli sulla facciata di Santa Maria Novella? Bene, noi cercheremo di ricrearli usando la carta. Ci servono cartoncini bianchi e neri, ritagliati a forma di quadrato. Se non ricordate come si possono fare, basta piegare il foglio sulla diagonale. Poi servono ciotole per avere dei cerchi, timbri di varie forme, forbici, gomma da cancellare, lapis e poi colori, pennarelli, matite, neri, bianchi, argento e oro. Infine, colla. Dopo aver ritagliato il cartoncino a forma di quadrato, potete scegliere se usare una base bianca o usare una base nera, come abbiamo fatto noi. Vi servirà una ciotola per ricavare al centro un bel cerchio, che sarà l'area su cui andremo a lavorare. Avete fatto il cerchio per rifare delle mattonelle con intarsi di Alberti? A questo punto potete spostare la ciotola. Questa sarà l'area su cui lavoreremo. Potete partire usando dei timbri
oppure dei cerchi di carta. L'importante è che gli stessi motivi si ripetano più e più volte. Quindi, io ho già dei cerchi preparati, ma vi farò vedere come costruirne altri. Si prende un foglio e lo si piega due volte in modo da ottenere un altro quadrato. A questo punto prendo la sagoma che voglio fare, posso avere un cerchio, posso avere un altro disegno qualsiasi, e lo ritaglio in modo da avere quattro forme identiche. Gli scarti non buttateli mai via, perché possono usarli qualcun altro o potete usarli voi più tardi. Partendo dal centro, ripetiamo le stesse forme più e più volte. Come potete vedere, io sono partita usando quattro elementi, perché è molto più facile usando numeri pari. Vi potete ispirare o ai fiocchi di neve oppure ai fiori. Adesso continuerò usando forme simili a quella del cuore. A questo punto il nostro intarsio è pronto e va semplicemente incollato all'interno della sua cornice nera. Ecco finita la nostra mattonella. Come potete vedere, potete fare anche l'opposto, cioè partire da un cerchio nero e fare i decori all'interno, per poi poterlo attaccare su un quadrato bianco. Adesso potete fare i vostri lavori e fotografarli per mandarceli per mail a spassoperfirenze@gmail.com. Ciao! Visitando il Museo Marino Marini avete visto le tarsie dell'Alberti, ma anche andando in giro per Firenze ne avete trovate molte, sicuramente davanti a Santa Maria Novella ne avrete viste delle belle. Prima avete imparato a disegnarle a mano, ma esiste sempre la possibilità di lavorarci in digitale e quindi con il nostro Art Lab digitale adesso vi farò vedere come poter fare. Nel web esistono parecchi spazi dove poter realizzare oggetti virtuali simili alle tarsie. Sicuramente le troverete molto più facilmente con il nome di mandala, ma la tecnica di realizzazione è la stessa, perché si sfruttano le linee geometriche e il disegno geometrico. In questo caso, in questo tool molto semplice, potrete realizzare delle immagini tipo tarsie in bianco e nero. Ci si muove per livelli, dal livello più esterno, il numero 6, al livello più interno, il numero 1. In basso potrete stampare, scaricare in PDF o cancellare il lavoro fatto. Come funziona il tool? Si parte dal livello che si vuole avviare. In questo caso io parto dal 6.
Per ogni livello possiamo decidere quanti elementi introdurre, quanto grandi vogliono essere, quanto possiamo ruotarli all'interno del spazio a disposizione, se avvicinarli o meno al centro del foglio e altro. Ma andiamo a provare direttamente cliccando sul tasto che vedete qui indicato da un indice. Nel momento in cui ci cliccate compaiono delle forme di base, ma anche delle forme più complesse d'artista, di gente che si è divertita come voi a creare immagini particolari. Scegliamone uno. Partiamo da un'immagine complessa per fare il sesto livello, cioè il livello più esterno. Decidiamo quanti elementi vogliamo mettere. Vedete, si va da un massimo di 20 elementi a un minimo di 6. In questo caso li metterò tutti e 20. Da qui potete decidere la grandezza o le dimensioni complessive del vostro elemento. Da questo tasto invece lo spessore. Ancora potrete ruotare gli elementi nel senso che vi torna più funzionale alla realizzazione finale. In questo caso io decido che sarà così. In più, da qui in basso, potrete decidere se allontanarle o avvicinarle al centro del foglio. Stessa cosa, qui in basso, altra possibilità, quella di ruotare. Questo potrebbe essere molto funzionale nel momento in cui avete gli altri elementi e volete creare degli allineamenti particolari. Vado al livello 4 perché potete scegliere che tipo di livello utilizzare, non siete obbligati a utilizzarle tutti quanti. Anche qui scelgo un elemento, questa volta ne scelgo uno più semplice. Scelgo sempre il numero di elementi che voglio utilizzare, ok, se sono appunto più grandi o più piccoli, e via via mi diverto a creare questi momenti e questi movimenti. Vedete? Ok, quando ho finito il lavoro o comunque mi piace quello che ho ottenuto, come in questo caso, adesso per esempio aggiungo l'ultimo elemento per concludere il mio lavoro, a questo punto sono soddisfatta del mio lavoro, lo posso stampare, scaricare come vi dicevo prima o eliminare. Tutto bene fin qui? Allora, sicuramente vi starete divertendo a disegnare in digitale le tarsie, ma continuiamo e spero di essere stata chiara finora. Andiamo avanti. Nel caso invece io volessi lavorare e voi voleste lavorare a realizzare figure tipo tarsie a colori, vi presento adesso immediatamente un altro strumento. Un po' di pazienza. Con questo tool, come vi dicevo, potete realizzare delle figure tipo tarsie a colori. In questo spazio ci sono presenti due ruote concentriche che simulano uno spirografo. Le ruote possono essere di dimensioni diverse, come vedete qui alla vostra sinistra, sia quella interna che è rotante, sia quella esterna che è fissa. Come vedete hanno proprio misure e forme diverse. Nel pannello invece alla vostra destra è possibile cambiare il colore da utilizzare per tracciare le linee, ma ne potete fare uno anche voi dal tasto più, scegliendolo qui sul pannello, o anche il background, che può essere di colori diversi. Le icone invece che vedete sono semplicemente per mostrare o non mostrare le ruote, per cancellare ogni cosa, per salvare il vostro lavoro nella galleria nel caso in cui vi foste registrati, per scaricare l'immagine, ma anche per vedere i tasti veloci da tastiera per avere informazioni e per scaricare l'app. Ma partiamo. Scegliamo il colore rosso, per esempio. Mi posiziono in un punto qualsiasi del cerchio rotante e faccio cominciare a muovere il cerchio. Come vedete, lo muovo velocemente o lentamente e a ogni passaggio lui ripete le linee o le marca ulteriormente. Quando sono soddisfatta, cambio colore, scelgo un'altra rotella, mi posiziono in un altro punto della ruota e via, parto con una nuova realizzazione. In questo caso è un'ellissi perfetta. Allora cambio ancora e parto
ancora una volta a realizzare un'altra tipologia d'ellisse. Non sono ancora contenta, modifico ancora ulteriormente la forma della mia ruota dentata rotante, cambio colore, mi posiziono in un altro posto e via, parto. Ecco qua che disegno delle altre figure e delle altre linee. Quando sono soddisfatta mi fermo. Ecco, lo guardo, lo osservo oppure lo rimetto. Posso anche, come vi dicevo, modificare la dimensione e la forma della ruota dentata fissa. In questo caso ho deciso di mettere questo. Cambio ancora colore, mi posiziono in un punto qualsiasi della mia ruota e voilà. Sto continuando a costruire. Ritorno ancora a una ruota dentata di tipologie diverse, scelgo ancora una ruota dentata diversa ulteriormente, mi posiziono sempre in un punto diverso e parto con il disegno, ruotando. Osservo il mio operato e se mi piace lo scarico come immagine. Tra un po' vi farò vedere una carrellata di disegni che ho realizzato sia in bianco e nero che a colori. Divertitevi, come mi sono divertita anch'io. Avete completato le vostre tarsie digitali? Bene, mandatecele pure al nostro indirizzo mail a spassoperfirenze@gmail.com e così le potremo ammirare anche noi. Buon divertimento! Il Museo Marino Marini. Ma non ci sono solamente le statue, ci sono anche dei dipinti pazzeschi. Attraversare i lati delle strade o intercettare in aria un piatto mentre cade, è bello annodare i fili del telaio o intrecciare mani se sono almeno un paio, è bello incontrarsi a scuola ogni mattina, è bella la matita dentro ad un temperino, è bello anche nell'arte l'incrocio dei pensieri, l'abbraccio delle idee create oggi e ieri. È bello in generale che senza previsioni si incontrino le cose, ci siano intersezioni.